Sono contro la guerra in Ucraina. E quindi anch'io spegnerò i termosifoni, come ha fatto Gassman. E sono contenta che i Maneskin abbiano scelto di non andare in tour in Russia. Se lo meritano i russi di non ascoltare la musica dei Maneskin. E anche per questo spero che arrivi presto la guerra anche da noi. E sono anche contro la guerra in Congo. Per questo butterò il diamante che mi ha regalato il mio fidanzato. Lo butterò nello scuro del lavandino. Lo farò in diretta Instagram affinché tutti sappiano che sono contro la guerra. E soprattutto sappiano che c'è una guerra in Congo. Sono contro la guerra nelle Filippine. Domani stesso licenzierò Ronnie, il mio filippino. Mi spiace, ma in casa mia un musulmano non entra. Peggio se filippino. Glielo dirò a secco, così, all'improvviso, affinché sappia che sono contro la guerra e si ricordi che c'è una guerra nel suo paese. È inutile poi che alzino il prezzo della benzina, lo abbassino, così. Perché io non uso la macchina dal 2011, perché sono contro la guerra in Siria. Ho abolito la plastica da qualsiasi tipo di uso. Ho scoperto, infatti, documentandomi, che la Siria ha tantissimi giacimenti di petrolio e la plastica è un derivato. Così voglio boicottare duro e contatterò addirittura delle ONG per poter ospitare dei siriani a casa mia, dei profughi. Adesso che va di moda, che si può fare? Voglio che mi vedano i vicini mentre entrano in casa mia i profughi siriani. Così sapranno che sono contro la guerra. E soprattutto che c'è una guerra in Siria. Da tanti anni, anche in questo momento. La Siria è vicino alla Giordania, dove si va in luna di miele, lì vicino. E infine sono anche contro la guerra in Colombia, in Brasile. Oltre 300.000 morti, la popolazione di Catania. Sono conflitti legati alla lotta per l'egemonia da parte dei cartelli della droga. Così ho deciso di boicottare e di non comprare più bamba. Così i miei colleghi sapranno che sono contro la guerra. Ma per dimostrare anche che ci sono talmente tante guerre in questo momento nel mondo, che tanto vale drogarsi.